Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Di nuovo insieme, buongiorno, buon martedì, nuovo appuntamento con Pasticciando con il Bando, l'unico di questa settimana perché insomma è una settimana un po' così. Ale voleva esserci, infatti c'è. Buongiorno Ale, dai, non si beve in diretta. È passato anche Ferragosto, ragazzi, passato. Ho capito Ale, però non si può bere in diretta. Vabbè, andiamo dal nostro ospite. Chi è? Chi è Ale? Chi è? Luca Mascolo, il Bauchef. Bauchef, buongiorno Luca. Ciao ragazzi, ciao amici di Radio Nostalgia, come direbbe Bauchef, ciao Peppe, come state? Tutto a posto? Noi tutto a posto e anche tu. Vedo tutto che... a posto per agosto! Sì, sì. Bravissimi ragazzi, bene bene. Un po' position direi. Alla grande. Allora, oggi lo chef è un po' imbruttito, direi, no? Cioè, perché la parlata è quella lì, cioè quella del un po' del del milanese imbruttito. Del milanese imbruttito. Del mitico Dogui, anni 80. Assolutamente sì, e nel 2021 del Germano Lanzoni, però insomma, siamo lì. Ale, presentalo tu. Ci fa un piatto, una chicchetta che solo lui riesce a fare. Un melon speck, dimmi Luca se dico bene questo nome di questo spaghettino. Bravo Tessa, esatto, il melon speck, l'unione tra melone e speck, te capì? Bella questa, mi piace il melon speck. Vediamo gli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono molto semplici, ovviamente un bello spaghettino, quello sempre, melone, speck dell'Alto Adige, un buon vino fruttato per sfumare, scalogno, olio evo, sale, pepe e menta. Okay. Quindi un piatto proprio per l'estate, anche dopo il Ferragosto, semplice, veloce, da gradi bidini. Perfetto, vediamo come prepararlo però. Certamente, allora si parte direttamente con il melone, si taglia in due, tutti quanti i semi si mettono in infusione a 70 gradi, quindi l'acqua deve solamente sobbollire, con l'aggiunta di pepe. Io su 500 ml metto circa 10 chicchi di pepe già schiacciati, con tutti i semi del melone, un qualche ramettino di menta, si manda in infusione e poi si tiene per dopo per mantecare questo spaghetto. Il melone, una volta diviso in due, una parte viene cubettato, quindi si fa una brunoise, e con tutti quanti gli scarti, più l'altra metà, si mette nell'estrattore e si tira fuori il succo. Il succo si mette su un tegame, si riduce di 3/4 e servirà poi per la decorazione finale, per, nel senso, per enfatizzare al massimo il gusto del melone. Ora, con le foglie di menta e col microonde, un bel piattino, piatta forno, le foglie ben diradate sopra, una pellicola, buchi col coltello e 3 botte dentro il microonde, massima velocità, potenza, come si suol dire, 40 secondi, 30 secondi, 10 secondi, così la foglia rimane bella verde, e poi servirà per dare l'enfasi finale. Lo speck, una parte viene fatta in forno, cioè croccante, quindi 160 gradi, si prende lo speck a fette, quindi direttamente 4 fettine nel forno, dopo 15 minuti si spegne, si tira fuori, si lascia raffreddare, sarà il crunch del nostro piatto finale. Ora abbiamo fatto il tutto e prima di mettere gli spaghetti a risottare, facciamo il condimento, quindi l'olio evo, della menta, dello scalogno, rosoliamo un attimino, poi mettiamo dentro le fettine di speck. Quando inizia a diventare un pochino croccante, sfumiamo col vino fruttato, quindi si potrebbe utilizzare un gustamina per dirvi. Una volta fatto questo, prendiamo la nostra brunoise di melone, la mettiamo dentro e lasciamo andare un 8-10 minuti, non di più, perché il melone non deve essere tutto quanto rotto, sfaldato, ma deve essere ancora bello in forma. Poi prendiamo il nostro spaghettino di grano duro, ovviamente si mette in un bel tegame bello grande, e con l'infusione che viene ovviamente filtrata e con l'aggiunta di un po' di sale si fa questo spaghetto, quindi in cottura per i soliti 10-11 minuti. Verso la fine, una volta che è risottato, quindi con l'infusione e tutti gli amidi non verranno scaricati in acqua, ma saranno scaricati direttamente in questa preparazione, alla fine si impiatta semplicemente mettendo insieme gli spaghetti
si miscelano con questo composto fatto di melone e speck, fatto prima a in padella, si impiatta, si mette sopra questa salsa e il crunch di melone, scusate, il crunch di speck, e poi infine questa menta che è stata gestificata al microonde. Quindi il piatto è fatto, semplice, buono da gustare, perché il resto è game over. Ma veramente buonissimo, Ale, questo dobbiamo farlo tra di noi, eh. E mica dimmi te che ne abbiamo. Ale, peccato che, come al solito, come accade ogni martedì mattina, sei caduto, cioè non ti vediamo più, però c'è Luca, purtroppo i male. No, non si fa mai male, però è estate, vicino al ristorante praticamente internet già a quest'ora in botta, figurati se uno vuol mandare una mail perché è imbruttito e continua a fatturare tipo alle 2 del pomeriggio, è impossibile, Vandoni, è impossibile. Giusto. Va bene, Ale, grazie per essere stato con noi, grazie a Luca, a il Bau Chef, e grazie. L'accento giusto. Com'è che si deve dire, Luca? Il Bau Chef. Il Bau Chef, presto con noi. Pasticciano con il Bando torna martedì prossimo. Sabato non ci siamo, quindi sabato mattina. Niente, sento ridere. Grazie per essere stati con noi. A martedì prossimo, il Secci torna tra un'ora. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.